Da possibile zona rossa ad area gialla, quella a minor rischio. Alla fine la Campania finisce nella zona meno pericolosa dopo una sorta di gioco e miscuglio di carte. Il governatore De Luca, che già due settimane fa annunciava il lockdown campano, non commenta, ma è facile immaginare il nervosismo anche in base alle parole di ieri contro il governo. Da zona gialla a zona rossa senza passare per quell'arancione. Questo è il destino della Campania nelle prossime ore, secondo indiscrezioni. Ok, mi sono vestita e abbiamo avuto la notizia che probabilmente la Campania sarà zona rossa, quindi questo potrebbe essere l'ultimo giorno di libertà. Io non so che capelli ho, però prima o poi me li taglierò. Se la Campania diventerà zona rossa, ovviamente avremo le stesse restrizioni della Lombardia e di tutte le altre regioni a zona rossa. Quindi non potremo uscire a parte per comprovate esigenze lavorative, motivi di studio e la consueta spesa. Però vabbè, lasciamo stare, comunque motivi di studio nemmeno, io non posso uscire manco per quelli, manco per far finta di andare all'università, perché purtroppo la mia università sta chiusa, ma è una gioia. Quindi niente ragazzi, godiamoci quest'ultimo giorno di libertà, forse? Anche se oggi alle 3:30 comunque ho un compito di diritto, quindi non so se oggi pomeriggio riuscirò a scendere, ma riusciremo a farcela in qualche modo. Ok, ho appena finito di lavare le tazze, quindi è il momento di asciugarle. Ok, e adesso che il lavello è pulito e sistemato, non mi resta che stendere i panni. Sì, lo so, ho fatto un controluce pazzesco, ma non me ne vogliate. Bene, anche questa missione è completa. Quindi direi che torno a far caricare il telefono che dopo mi serve. Perfetto, a tra poco. Mi sa che in queste clip urge un attimo di storia, un attimo di nesso tra le varie parti perché mi sono persa alcuni passaggi. Innanzitutto, dopo la clip che avete appena visto, dato che era martedì e il martedì, come penso ormai abbiate capito, soprattutto se mi seguite su Instagram, fanno il consueto mercato rionale. Quindi noi scendiamo giusto per passare il tempo, anche se troviamo qualcosa di utile, tipo pigiami, cose che magari nel negozio stanno di più e noi le andiamo a pagare di meno. Quindi vi lascio le clip e ci rivediamo dopo per continuare il nesso. Bene, tornata a casa mi sono messa a seguire matematica perché avevo già saltato la prima lezione che era quella di economia, perché io il martedì inizio le lezioni alle 8:30, ma appunto avevo saltato economia proprio per uscire con mia mamma per quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno di libertà. Sull'insieme delle immagini questo minimo è proprio uguale a f. Se la disuguaglianza tra f di x con 0 e ogni altro. Quindi niente, torno, faccio matematica, dopo matematica vado a pranzare perché finiva alle 2:30 matematica, quindi il tempo di mezz'oretta per il pranzo, e poi alle 3 doveva riprendere con la lezione di diritto. Però ovviamente diritto quest'oggi non faceva lezione poiché dovevamo fare la prova di intercorso, e quindi adesso vi lascio alle clip della prova intercorso. Ragazzi, ci siamo, sono le 15:22. E tra poco, tra 8 minuti inizia la prova di diritto. Io sto in ansia tremenda, nel frattempo qua stavo ripetendo altre cose
Non lo so, ragazzi, vi farò sapere dopo come sarà andata. In realtà non ve lo posso far sapere dopo come sarà andata perché i risultati non usciranno oggi, però almeno posso farmi un'idea del più o meno come ho risposto, forse. Bene, dopo aver finito la prova di diritto, che non vi racconto com'è andata perché è meglio non parlarne, anche se i voti comunque non li sappiamo ancora, quindi magari poi farò un post sulla community o comunque posterò su Instagram qualcosa o forse ve lo farò sapere in un prossimo video, sono uscita nuovamente ovviamente. Erano circa le 5 e sono uscita per andare, come di consuetudine, fuori al bar e poi a fare un attimo di spesa generale. Quindi vi lascio alle ultime due clip dove voi non capirete assolutamente niente perché sono in mezzo alla strada, si sentono solo rumori e basta, ma quelli sono altri dettagli. It's time to go home. Niente, così si conclude la mia giornata. Dopo essere andata a bar a prendere quel bellissimo caffè e fatto la spesa, ritorno a casa e così finisce. Ieri sera mi sono riposata e basta, quindi non ho fatto assolutamente niente, neanche di connesso all'università. E credo che sia una buona cosa ogni tanto prendersi una pausa. Stamattina ho seguito nuovamente le lezioni e fatto tutte le altre cose, ma questa è un'altra storia. Però ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!